Grazie infinite. Grazie per aver esposto questo. C'è una canzone che faccio ogni volta che canto, che faccio un concerto, una serata. La canto tutte le volte. È una canzone che ho dedicata alle persone che ho amato tanto e che ho perso già. E io ogni sera, mi sembra che funzioni qua il video, faccio vedere delle diapositive. Io stasera veramente con un'emozione che vi faccio vedere queste foto, perché so che tanti di voi li conoscevano. Faccio vedere i miei genitori, perché quando mi trovo in giro così a cantare, ci tengo tanto che conoscano le persone che, come tanti genitori che ci sono qua stasera, hanno fatto dei sacrifici per me e mio fratello, che non vi dico. Tanta gente del paese li avrà conosciuti e saprà che eravamo una famiglia molto modesta, anzi povera. E adesso vi posso dire anche una cosa, cosa provava mia mamma, poverina, quando si passava per il paese, che tante volte la vedevo cambiare direzione, no? E dicevo, ma mamma, andiamo da questa parte che è più corta, no? No, 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 andiamo da questa parte che devo passare di là e tutto. Lo sapete cosa faceva? Cercava di evitare i posti dove rimanevano i debiti, per passare dall'altra parte aspettando ad avere i soldini per tappare un buco da una parte, un buco dall'altra. Insomma, eravamo una di quelle famiglie che non arrivavano mai alla fine del mese, economicamente parlando. Però vi dico anche una cosa, che ringrazierò Dio tutta la vita, perché tutto l'amore che i figli potevano avere, io e Teo ce l'abbiamo avuto. E io penso che sia quella la cosa più importante che anche voi lascerete ai vostri figli. L'amore, l'unica cosa che nessuno ci porta via. E non ce la farà neanche Monti questo. E adesso vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone che tutti quanti noi che siamo qua abbiamo amato tanto e abbiamo anche perso lungo il cammino, e vorrei dedicarla anche a tante persone che stanno passando un brutto momento proprio in questo periodo, tante persone che sappiamo tutti dove stanno, tanta gente che ha una forza incredibile e che, non so, speriamo Dio che cambi qualcosina in fretta, davanti agli occhi miei.
davanti agli occhi. Aspetta un attimo, Teo. Aspetta un attimo, io... Scusatemi, ma non ho mai provato la canto da tanti anni. È sempre una grande emozione. Ma stasera ci sono arrivata in fondo, per fortuna. Sunset, their words are